uno dei tanti pit stop obbligati per causa del tempo, siamo con Riccardo Patrese, un grande appassionato di tennis che non ha perso occasione per venire a gustarsi un po' questo grande torneo a Cortina. In effetti mi piace moltissimo il tennis, poi essendo un po' cortinese d'adozione sono contentissimo che un torneo così prestigioso venga svolto qui e speriamo che il tempo ci assista un po', però insomma dai, stiamo andando avanti un po' a singhiozzo e i giocatori sono di ottimo livello e ci divertiremo per ora della finale, senz'altro vedremo qualcosa di molto bello. Tanti grandi campioni, oggi abbiamo perso Starace, ieri abbiamo perso Volandri, l'Italia ancora in gara con Gaio, che torneo prevede Riccardo tra i vari campioni stranieri che ci sono? Beh, non è che posso prevedere, qui poi alla fine diciamo che purtroppo la presenza italiana è andata un po' a scemare, speriamo vada avanti, però ci sono decisamente degli atleti di altre nazioni molto forti, quindi sarà un po' dura, però insomma speriamo sempre nel nostro portacolori. Riccardo Patrese con la racchetta, che giocatore è? Ah, mi diverto, cioè ogni tanto incrocio la racchetta anche con Andrea qui al circolo, facciamo qualche torneo VIP, non riusciamo mai a vincere però insomma ci impegniamo. E poi c'è il figlio Lorenzo che fa raccattapalle, giusto? Esatto, cioè qui Lorenzo è impegnato in prima persona avanti e indietro nei campi a correre e a lanciare palle, si diverte molto, lui sta prendendo molto la passione del tennis, vedremo come se la caverà. Perfetto, grazie mille Riccardo. Con Federico Gaio, semifinale, questa wild card l'hai fatta diventare veramente oro per ora. Beh, è stata un'ottima occasione, e sto giocando molto bene, mi piace il posto, quindi sì, diciamo che è oro per ora. Questo match contro Potito Starace, una gran vittoria, un ottimo livello, mi è sembrato che tu stia giocando veramente, veramente bene questa settimana. Sì, sono migliorato molto e in tutti i punti di vista, atleticamente mi sento molto bene. Sono un po' più concentrato, cosa che fino a qualche mese fa facevo molta più fatica, e quindi sono contento e speriamo di andare avanti ancora due volte qua. Qual è stata la chiave per oggi per uscirne vincitore, insomma? Ma il primo set non ho mai risposto, stavo molto, molto vicino, poi ho provato a fare il contrario, stando molto, molto lontano, sono riuscito a trovare più angoli, più risposte, e sicuramente quella è stata, penso, la chiave più importante della partita. Alla fine hai trovato anche molte smorzate che sembravano essere un'arma importante anche per togliergli ritmo ulteriore. Beh sì, le sto facendo abbastanza bene, ogni tanto ne abuso, però quando la faccio bene è una buona arma, quindi bello usarla. Ottimo, grazie, in bocca al lupo per domani. Grazie.